Posso cambiare l'autobus, ma non cambierò ancora. Sembra che l'anno scorso, quest'anno, il volume di autocircolazione, almeno dall'alto delle greche, sia aumentato. Comunque, almeno alla fine del quarto accademico, dicevo che erano al fine della licenza, io tocco, alla fine del quarto accademico, sono puntuali in terra di te. Avete domande? Dunque? No. Come abbiamo detto, davanti a troppo silenzio, e tra l'altro un'altra cosa che mi fa stupare, è il fatto che vedo già calare il numero delle studenti in aula, o è la mattina che le rovina, o c'è qualcosa che non va per voi. Allora, prego, finalmente. Diventata praticamente priorità all'interact mandato da una periferica che è più importante rispetto a un'altra, anche se nel partito 1 sì. È importante. Ci sono due concetti che vanno bene con questo. Uno è quello di priorità dell'interact, e la priorità dell'interact c'è anche se gli interact non sono giudicati, nel senso che il sistema operativo kernel talvolta deve disabilitare gli interrupt per, vedremo adesso con la programmazione concorrente, perché per garantire la coerenza, per garantire che le strutture dati vengano gestite correttamente. Al momento in cui toglie il schieramento degli interrupt, potrebbero esserci più interrupt permessi e esiste una priorità dei livelli di interrupt, per cui viene visto per primo l'interrupt più importante, quello a cui si dà la maggiore priorità. Tipicamente l'interrupt della periferica più veloce. Questo indipendentemente dalla nidificazione, cioè la priorità. La nidificazione fa in modo che mentre si sta gestendo un interrupt, si possa iniziare la gestione di un ulteriore interrupt, cioè interruzione, si interrompe la gestione di un interrupt, per far partire un altro interrupt. Di solito è sensato pensare che la stessa priorità che viene data all'interrupt per decidere quando si toglie non chiaramente quale si deve andare per primo, sia quella usata per la nidificazione. Quindi, se c'è una periferica più lenta che sta gestendo il suo interrupt e arriva un interrupt di una periferica più veloce, l'interrupt interrompe l'interruzione, l'interrupt, e c'è un'interruzione di secondo livello, nidificata. Ok? Niente, cosa? Una verità su un concetto extra, su da oggi, soprattutto comunque lei diceva che c'era la possibilità, fatta dallo stesso studente, di poter uscire dalle operazioni in modo ottimizzato quando ci sono due situazioni virtuali, di poter fare una possibilità con il metodo comune delle operazioni per farci di memoria, sì, ma non è studente. Non avevo ben capito in base a cosa è possibile poi fare questa ottimizzazione, in base al concetto studente. Allora, posso pensare una parentesi, quindi è una cosa che di cui parleremo più avanti. Comunque l'idea è questa. Nei sistemi moderni la memoria
è fatta con un concetto chiamato di pagine. Quindi quando mettete un programma in memoria, per consentire di usare almeno la memoria, il programma viene diviso in pagine e vengono trovate delle aree di memoria chiamate frame, cornici nella memoria, spazio per la memoria, se si è riconosciuto insieme con il programma, quella è una memoria talmente intelligente che riesce a trovare ogni pezzettino di programma, ogni pagina, dove la mette in memoria. Ok? Quello che ho fatto al caso è stato di prendere le macchine delle quali specificamente capita abbiano larghe mezze di codici in comune, perché ad esempio sono più macchine che stanno eseguendo lo stesso termine, oppure indipendentemente hanno termini diversi ma stanno eseguendo la stessa versione della libreria C, stanno eseguendo la stessa versione di VI del browser Firefox. Cosa fa Arcangeli? Arcangeli a tempo perso, non lui ovviamente, il suo programma, a tempo perso cerca per la memoria e trova se ci sono due pagine uguali. Se trova che le due pagine sono uguali, ne punta via una delle due e fa in modo che tutti e due i programmi, tutti e due i processi, vedano la stessa pagina, perché tanto forse non è lo stesso. Attenzione però, le mette in sola lettura, perché può darsi che uno dei suoi processi dica adesso vado a scrivere. Ma cosa succede se uno dei processi vado a scrivere una pagina in sola lettura? Cosa succede? Buona? Corretto. Il test lo prende? Che? Il chiave dice, oh, ma guarda, c'è il trucco di Arcangeli. Allora adesso dealcanginizziamo. Visto che uno dei due l'ha cambiata, la ricopiamo e adesso non va con soli. Ok? Guardate che questo trucco di mantenere le parti comuni, vedremo che è molto utilizzato anche nella generazione di processi. Unix, siamo ancora dentro la parentesi, tra un po' lo vediamo, per creare processi. Creazione di processi e caricamento di programmi in Unix sono due concetti completamente separati. La creazione di un processo in Unix viene fatto per clonazione del padre, del genitore. Quindi creare un processo non vuol dire eseguire un programma in Unix. E proprio perché si fa questo processo, i moderni Unix cosa fanno? Non stanno a copiare l'intera memoria del genitore, ma fanno in modo che il padre e figlio accedano alle stesse pagine, ma con la modalità di dire appena uno la cambia, lo separa e la copiamo. La copiamo solo alla necessità, non la copiamo tutta, perché se la copiamo prima tutta occuperemo della memoria probabilmente per niente. E dopo vediamo perché. Non è neanche necessario fare questo. Penso che ci siamo, vi racconto un altro episodio che riferisco a questo, che vi fa capire un altro qualsiasi informato, quando posto di fronte a questo problema, devo trovare a loro le pagine uguali. C'è una risposta immediata. Come si chiama? L'algoritmo per trovare in fretta se due cose, abbastanza grandi sono uguali o meno. Cosa? L25. Sì, una firma, un test. Quindi uno ne fa una somma e se la somma è diversa non importa andare a controllare oltre, la somma è diversa per poco sono diverse e si fa con un tempo breve. Se la somma è uguale allora andiamo a vedere se sono veramente uguali. La prima implementazione è stata fatta così, anche se non era ancora implementato, appena l'ho messo fuori è saltato fuori la VMware a dire noi dobbiamo avere più
usare l'Edit per controllare se le file sono quali è nostro. Allora facciamo perché non si dà per vinto. Dice, ma è proprio vero che in questo caso hash sia una sia efficiente? E dice, proviamo a implementarlo con un controllo byte a byte. Appena il primo byte è diverso nella pagina salta, alla fine è più efficiente. Perché? Perché tipicamente le pagine diverse sono veramente diverse. Di qui c'è che al 2047 byte scopriamo che sono diverse. Comunque cascherà la cifra una volta sola. È statisticamente poco rilevante. E comunque se trovate le hash uguali dovete poi andare a veramente a controllare. E tra l'altro la hash dovete ricalcolare ogni volta che cambiate un byte. Alla fine l'ha implementato e non solo, ma ha fatto anche l'alternative, per dirla così, alla mia guerra, perché ha trovato un modo più efficiente di quello che aveva implementato. Però questo vi dà l'idea di che corbelleria sia anche solo pensare di brevettare software. Non ha senso, sarebbe come brevettare il tigreco e dire datemi le royalties ogni volta che avete un certo per le mani, perché sono concetti, non sono. È come programmare, ma adesso se voi puoi mettere uno schermo nero o bianco a seconda dello sfondo, vi mettete a scrivere e non avete fatto plagio, voi avete tutti i diritti di fare quello che volete con il codice che scrivete. In Europa non esistono i brevetti software. Se ci fossero, voi anche che lo scritto dovreste dire ho usato una hash, non è che per caso qualcuno una hash in questo caso vuole dato te, ho usato quella. Quindi se voi avete fatto un programma avrete sempre il dubbio e se adesso un avvocato mi metta dei guai, perché poi non brevettano cose ben delimitate. Per esempio l'ufficio europeo brevetti dà i brevetti sul software anche se i brevetti sul software non sono validi. Quindi perché? Perché prende dei soldi di brevetti che dà. E poi se dicono voglio brevetti fatti, hanno brevettato cosa tipo icona che cambia la sua forma per manifestare l'avanzamento di un processo. Ok? Icona che cambia la sua forma per manifestare l'avanzamento di un processo. Ciò significa che se veramente fosse valido questo, se voi battete le tappe per comparire una questione, è vero, aspetta un attimo, no? Avete una barra che man mano si colora per dire adesso guarda sono a questo punto? No, perché è un'icona che cambia la sua forma per manifestare l'avanzamento del processo. È vero che volendo questo, voi potete andare a dire prior art era già conosciuto prima che era, quindi ha sbagliato l'ufficio brevetti dal brevetto perché era già conosciuto prima. Però fare una causa del genere richiede decine se non centinaia di migliaia di euro. Quindi vuol dire che non è una regola per privilegiare chi ha delle idee, è una regola che serve per privilegiare chi ha capitale. E va. Veniamo noi, abbiamo fatto abbastanza parentesi stamattina, credo che non funzionano le slide. No, funziona la slide del training? No. Vediamo. Ricarico questa pagina, poi vado a vedere qua che ho la pagina in cui a me dice che ha spedito IMG 69 tutta per te. Guarda se è arrivata. Okay.
passare una richiesta di una pagina, la spedisce all'altro server web per utilizzare il file, dicendo fai vedere le studenti questa pagina, quindi ogni pagina che io chiedo sulla mia macchina la fa vedere le studenti a casa. La fortuna è che questa è l'ultima che mi ha detto la volta scorsa, se l'avevo chiesto nella cache del browser, quindi non l'ho chiesta, quindi mi è bastato dire che carico questa pagina e la richiesta è partita. Dovete sempre domandare come funzionano le cose, non abbiate mai paura, perché così non si può in ascolto, ma al massimo c'è qualcosa che non sappiamo e allora se ci interessa ci preoccupiamo di capire. Allora, concezione. Per poter fare sistemi operativi sicuri occorre che l'altro ci dia una mano. Non possiamo fare tutto con via software. In particolare vediamo che abbiamo bisogno di meccanismi per fare in modo che i processi non facciano delle interazioni non previste, sia fra processi, sia fra i processi esterni. Allora, cosa ci serve per fare questa cosa? Allora, intanto ci servono due modalità, almeno due. Abbiamo bisogno che il processore abbia due modi di funzionamento, uno si chiama modo utente e l'altro si chiama modo supervisore o modo kernel. Che differenza c'è tra queste modalità? Quelle operazioni che sono in grado di generare delle interferenze devono essere possibili solo in modalità kernel. Quali sono queste operazioni? Per esempio, gli accessi diretti alla memoria, senza passare per l'MMU, l'accesso diretto ai device, il caricamento delle tabelle sulle quali l'MMU lavora, perché ovviamente l'MMU vi protegge la memoria, ma se chi sta nell'ambiente protetto è in grado di cambiare le tabelle che dicono qual è la parte protetta, come si fa la protezione, si protegge da solo, ok? E tutte queste istruzioni sono chiamate istruzioni privilegiate e le istruzioni privilegiate sono accessibili soltanto per processore in modalità kernel. Le istruzioni per l'interpretabilità di interop sono privilegiate, se no lo scheduler non riuscirebbe più a funzionare, altrimenti il multitasking di tipo round robin o un'identità di questa mattina, quello che fa, se me lo dovete voi vedere se lo ricordate, quello che fa il ciclo per test flight, come si chiama? Quello che dà il processo un test flight, si chiama? No, va bene, ma quel tipo di scheduler mi ha detto che esisteva una modalità non preemptive oppure preemptive in modo da fare time sharing. In modalità time sharing, se il processo potesse disabilitarsi di interrupt, si prenderebbe il monopolio del processore, no? E quindi non funzionerebbe più l'interattività. E quindi deve essere l'istruzione che viene fatta. Anzi, sapete cosa faccio? No, vogliamo un'altra cosa. Concetti della lezione da ricordare.
fermo lo schermo. Poi se qualcuno fa una differenziazione e fa posti sul metro del corso, man mano facciamo un elenco dei concetti che vi serve per ripassare la materia, ok? Può essere una buona cosa. Anzi, c'è massimo tutte le volte che non metto. Allora, come funziona questo meccanismo? Ovviamente la cosa, un'operazione sicuramente privilegiata, è il passaggio tra modi. Perché se il modo user, la modo di stazione, ora passa il modo kernel, tutto il gioco salterebbe. Allora come funziona? Ovviamente è possibile da modo kernel passare il modo user. E come si fa indietro? Come si fa a tornare indietro? Per non tornare più indietro siamo rovinati, perché andiamo a user e abbiamo finito. Vi ricordate quando avete scritto la lettera? Quando hai un interrupt, carica in uno stato, lo stato che viene caricato ha modalità kernel. Quindi il processo lo vuole in modalità user. E il modo per ritornare in modalità kernel è tramite interrupt stress. A quel punto però siamo in modalità kernel, ma il codice che viene eseguito è il codice del kernel, il codice controllato, ecco, non è mai il codice utente, non è mai un pezzo di programma di utente che viene eseguito in modalità kernel. Ok. Quindi questo è la solita mano che ci dà l'hardware. Alla partenza, non vi ho detto, ma ovviamente alla partenza il processore è modalità kernel. Le istruzioni di esecutabile devono essere considerate privilegiate e quindi dipende dal processore. Alcuni processori hanno vere istruzioni per chiedere l'input output, altre chiedono l'input output semplicemente accedendo in memoria di eventi particolari. Quindi, nell'un caso le istruzioni vengono considerate privilegiate, nell'altro caso gli indirizzi ad essere considerati privilegiati. A quegli indirizzi il processo utente non può accedere. Per esempio, l'accesso al dispositivo di memoria secondaria che offre un file system non può mai essere acceduto da un processo direttamente. Se un processo potesse accedere al dispositivo direttamente, magnificherebbe quelli che sono i controlli d'accesso, perché li potrebbe aggirare, potrebbe anche rovinare, adesso corrompere non mi piace, usate corrompere solo nel termine giuridico, in italiano si dice rovinare, corrompere, corruzione, confusione sono estremamente famosi, ma in altri aspetti. Ok, quindi per accedere al device il processo in modalità utente chiede un assistant call e un assistant call passa in modalità utente e non fa i controlli di chi può accedere direttamente al device. È anche possibile che un processo acceda direttamente al device, però deve essere l'amministratore del sistema a creare l'infrastruttura per farlo. E comunque l'accesso è sempre mediato da un kernel. Per esempio, in un sistema Unix, voi potete accedere direttamente al device che rappresenta un'unità di memoria di funzione secondaria. E se voi accedete direttamente
Valdevalsa cedete alla, alla memorizzazione direttamente, senza che venga data a questa una visione. Per esempio, se voi mettete una chiavetta, la chiavetta vi compare automaticamente come un'icona, l'icona adesso delle carte belle, cartellette o e file e così via. Ma quella è un'attuazione. L'attuazione viene data da un pezzo di software che si chiama implementazione del file system, che ad ogni file fa corrispondere delle zone su disk in qualche modo. Se invece voi fate, oddio, tell them, di barra dev barra hda, voi guardate byte per byte quello che c'è scritto dentro. Se poi andate a scrivere fisicamente in barra dev barra hda, voi in realtà rovinate le belle cartellette, le belle, perché andate a scrivere direttamente il disco. Talvolta è utile, avete delle lettere uguali, potete direttamente fare capito, barra HDA, maggiore, barra HDB, e quella è già una copia di disco. La copia di disco è molto più efficiente, però consente lo stesso, quindi copia lotti, però potete direttamente fare quello che volete. Però sono un po' che è sempre chiamato di l'altro mezzo, anche a root è l'amministratore, anche questo è una funzione. Il processo di root funziona in modalità utente, però quando root chiede mi fai accedere a barra barra HDA, il termine l'ha preso, accordati perché tu sei root. Ma questo mi spremerebbe dietro, non confondete mai i privilegi di utente che sono una stazione con un nuovo kernel e un nuovo user. Anche i processi di root funziona in modo user quando si trova in modo kernel, hanno solo dei diritti d'accesso diversi. Ah, sapete tutti che chi è quello che fa root, l'amministratore del sistema. Non è tanto comune il suo nome oggi perché a partire da macOS 10 in poi ciò che è a caso tutti fanno sudo, no? A posto di fare di entrare come lo fanno sudo, però il concetto è che esiste l'amministratore e il solito si chiama root. A partire da macOS 10 è di moda, invece che entrare nel sistema come root, di fare il comando super user do, che è su, sudo, di solito viene chiamato dagli italiani, e un comando, ad esempio sudo bash, sudo bash, per avere una shell di root. Nei veri server quello che si fa è accedere o come root, adesso noi di solito quello che facciamo, studiamo come utente, facciamo SU e alimentiamo root con la faccia di root, che sono due facce diverse, che così abbiamo due diversi utenti, la sua faccia personale e poi dopo abbiamo la faccia di root, quindi per entrare root nel nostro sistema ce ne vogliono due, non solo, ma adesso per l'essere sul nostro sistema dobbiamo tenere un log firmato, messo via, in cui dobbiamo sapere chi stava operando come amministratore a quale ora, perché se succede qualcosa anche gli amministratori hanno la responsabilità personale. Sapete che si amministrate dei server in giro, che tutti coloro che danno servizio contro terzi devono fare questa cosa, e come questo è il test per noi, noi dobbiamo farla. Ok. La memoria. Ovviamente la protezione non è completa se non proteggiamo anche la memoria. Perché
perché il gioco, mettetevi sempre nei panni di un attaccante. Se la memoria non fosse protetta, è facile cercare sconto. Si va a cambiare il codice o del kernel o si va a cambiare il codice di un altro processo e si può fare l'altro processo quello che vogliamo. Ok? E quindi, se non fosse così, si possono modificare il codice dati di altro processo utente, modificare il codice dati del sistema operativo, modificare il vector, cambiare mettendo proprio il suo interno o cambiare le tabelle dell'MMU. Questa cosa l'ha fatta MMU. Qui adesso vediamo, diciamo, una concezione un po' naif, un po' diciamo didattica, poi vedremo più avanti nella sezione della memoria come veramente viene la memoria di accademia oggi. Registro base e registro liste. In un sistema molto semplice, ma per dare idea di scopo a questa operazione, uno può avere registri di base, cioè l'esposizione in cui comincia il codice, cominciano i codici, i dati, la porzione di memoria relativa a un determinato processo, e un registro limite, questo è chiamato SENS, il registro SEPE. Ok? Se un processo prova a generare degli indirizzi al di fuori di queste immagini, semplicemente la MMU non concede l'accesso e al contrario genera un effetto. Questo fa in modo che ogni processo possa solo lavorare sul suo codice, sui suoi dati, dove accede in modalità utente. E questo fa in modo che, se in altre parti della memoria ci sono altri processi, codice esterno, dati esterni, le tabelle, le vettori di internet, le tabelle di MMU, queste risultano inaccessibili al processo dato. E nei sistemi moderni, il concetto dello stesso viene realizzato in un altro modo, ma quello che dovete pensare è che la MMU non fa altro che implementare una funzione che mappa quelli che sono gli indirizzi logici e gli indirizzi fisici. Ok? La MMU moderna semplicemente fa di modo che il codice di questa funzione sia limitato agli indirizzi legali per quel processo. Se uno prova a dare indirizzi a caso, non esce mai dagli indirizzi legali per quel processo. È un po' diverso da quello perché lì non ci sono gli indirizzi logici in quella visione. Invece, nel modello fa di modo che tutti i processi abbiano la visione di fondo della memoria, quindi ogni processo ha il suo indirizzo 1000, ma l'indirizzo 1000 del processo 1 è nella memoria fisica, in un posto diverso relativamente all'indirizzo 1000 del processo 2. Ok? Quindi ognuno ha la sua visione. Ma dal punto di vista della protezione si limita il codominio. Thank you.
E quindi spesso la protezione viene corrigata in modo un po' anomali. Chi proteggiava cosa? Chi proteggiava ferro? La menu è una protezione di quadro. Sì. Ma quindi viene generato un interrupt software o altro? Viene generato dall'app, ma l'importante è chiedersi, anche autori diversi dicono cose un po' diverse, però di solito quello che la differenza che viene data tra interrupt e thread vengono dette anche interrupt software, viene legata a chi è la causa dell'interrupt, non a chi lo genera. Quindi chi è la causa dell'interrupt? Se siamo di fronte a un interrupt di dispositivo deputato, non è un processo in corso, che poverino sta vivendo un animale che causa quell'interrupt. Il clock non è il processo in corso che causa quello, ma la rottura fisica di qualcosa non è il processo, mentre invece generare un indirizzo sbagliato, dividere per zero, vengono chiamati thread perché è la responsabilità di quel processo che è in esecuzione in quel momento. Io preferisco di solito usare invece che interrupt software, interrupt, perché allora decidi da genere usare denominazione interrupt per quelle fisiche e chiamare thread quelle generate dal processo in corso. Poi potete chiamarle anche Giovanni e Andrea, poi l'importante è che il concetto di esso ci sia. Quindi è un interrupt generato dall'hardware, però è un thread, perché allora è generato per un altro modo di lavorare. Se eseguite 100 volte lo stesso processo, e quel processo con gli stessi dati, e quel processo in un punto fa la divisione per zero, tutte le volte in quel punto farà la divisione per zero. Se invece durante il processo viene la fine dell'accesso dentro di un altro processo, non è che sintomo con l'avanzamento del processo. Una volta può venire un tot di istruzioni prima, un'altra volta un tot di istruzioni dopo, perché non ha causato il processo in corso. Ok? Allora, chi protegge cosa? E qui c'è, non sapete quanto quanta politica commerciale, marketing ci sia all'interno dello studio dei sistemi operativi, dei protocolli di rete, di tutto. Chi protegge cosa? Chi è il protettore e chi è il protetto? Allora, nella visione classica dei sistemi operativi, chi è proprietario dell'app e dei dati, chi detiene i dati, deve avere tutti i diritti che vuole su ciò che ha. E quindi noi, il sistema operativo classico, proteggono cosa? Il kernel da interazioni non volute dai processi. I processi, interazioni non volute da loro. In alto livello protegge le funzionalità globali del sistema dalle attività del consulente. Protegge il sistema da funzionalità malevole fatte da cose esterne, da programmi che possono eseguiti o da accessi che vengono tentati per esempio tramite canali di rete. Invece c'è un'altra logica diversa: proteggere gli interessi di qualcuno sulla macchina dell'utente è una logica diversa e anche dal punto di vista della struttura del software è diversa.
cioè dire quello che l'utente non è libero di fare ciò che vuole sulla sua macchina, ma ci sono delle regole che vogliamo aspettare dall'auto per capire ciò che può fare o non può fare l'utente con la sua propria, con il suo proprio lavoratore. E tempo fa nacque un'iniziativa inizialmente chiamata Palladium, poi come Palladium nella seconda parte della pronunciare un'altra sigla, ve la cercherò, non la ricordo neanche io, in modo che fosse pronunciabile, e l'idea era questa: fare in modo che l'ARP all'atto del boot controllasse una firma crittografica del kernel, quindi faceva la somma del codice del kernel, faceva lo controllava con una chiave crittografica, se faceva match con un qualcosa che era scritto nel processore Apple, quel kernel poteva partire. Quindi non era su una macchina, erano eseguiti solo quei kernel che erano riconosciuti, erano stati certificati per funzionare con la macchina. Poi la catena continuava, questa era la logica. I programmi che dovevano essere eseguiti su quel kernel avevano chiesto una firma crittografica che veniva controllata da una firma crittografica che era nel kernel. A quel punto l'utente non poteva più cambiare, modificare, ma era quello o uno di quelli certificati. A quel punto solo i programmi riconosciuti potevano essere eseguiti. La catena continuava fuori, i programmi controllavano i dati dovevano essere riconosciuti. Questo tipo di macchine ovviamente non consente all'utente di fare nulla, non consente all'utente di scrivere software, non consente, perché, o meglio, possono consentire in un ambiente, non possono scrivere software che abbia la stessa valenza, la stessa rilevanza del software tra virgolette ufficiale. L'utente gli potrebbe andare un passo sopra, lo può scrivere una cosa per sé, ma se vuole fare cose per altri deve chiedere permesso e mettersi in questo giro. Ok? Il complesso è abbastanza fallito. Ma perché è fallito? Perché c'era un contraltare, non c'era solo una divisione del mondo. Divisione del mondo ce n'erano due o più. Avete mai pensato, quando pensate a che cos'è il software oggi, pensate come siamo arrivati qui e come sarebbe stato se. Pensate se di fianco a un browser proprietario non ci fosse stato un altro browser non proprietario, di fianco a un sistema operativo proprietario ce ne fosse stato uno non proprietario, sarebbe tutto molto diverso. E io vi ricordo che la Microsoft non credeva in internet, anzi quando all'installazione di 95 voleva fare una rete completamente staccata dall'internet, completamente interna alla Microsoft, e all'atto dell'installazione richiedeva il numero di carta di credito per poter accedere alla sua rete privata. Poi ovviamente ha avuto desistere, ha cambiato idea, ma l'iniziale MSN era separata da internet, cioè non era possibile. Perché la situazione di anche sicuramente guarda chi ha un aiuto di fare una rete ad alta velocità per soltanto pochi reti, ci sono queste orientazioni, ma queste orientazioni oggi sono molto più subdole. Per esempio si chiamano market. Separare, se volete scrivere un'applicazione per iPod, per scrivere, per
verrà in forma, dovete farlo tramite e rilasciarla tramite la Apple, non potete darla all'utente. E tra l'altro la Apple va in giro per l'università, anche a noi ha regalato delle macchine con la chimera di rendere i programmatori ricchi. Cioè quello che ha fatto un programma di poche ricche lo usano tutti, ha guadagnato un sacco di soldi, sembra il catene di Sant'Antonio, no? I promotori di è chiaro che i DRM non servono per proteggere il dato, siamo tutti, spero. E questa è una favola, quella che i DRM sono meccanismi che controllano il dato e controllano che voi siate autorizzati a leggere il dato. Ora prendiamo una moschetta. Una moschetta uno può sempre passare in analogico e digitalizzare per la qualità, ma se voi siete amanti della qualità vi ritrovate del femminile scatto a fazione di retta, amplificatore va a volare e cazzo reflex. Non usate un vizio se siete amatori della fedeltà. Fedeltà in senso musicale. Per le canzoncine di basso profilo, di durata limitata, Ballo del Capitano, per stare in genere, non so di avere mai che tenga. È solo un concetto, quello di dire, è un concetto dittatoriale, dire, state tranquilli, qua c'è qualcuno che controlla per voi, il virus, se fate come diciamo noi non avrete più virus, perché tutto lo controlliamo noi, sarà tutto fatto da noi, e quei brutti cattivi tengo con noi, ma se no, perché noi decidiamo cosa voi potete vedere e cosa voi non potete vedere. Se fosse per quelle cose sarebbe un bene, ma chi mi garantisce che a fianco di contenuti immorali ci siano solo contenuti scomodi che vengono eliminati dalla mia visibilità, no? Quindi dietro una cosa che sembra meramente tecnica, e questo mi arrabbia spesso con i quotidiani, che quando parliamo di questo storico, ma sono cose tecniche, si nascondono dei rischi e dei pericoli che hanno una rilevanza molto maggiore del vero dire poi i virus. Perché in questo siamo in tanti a non avere a me, non abbiamo avuto bisogno che qualcuno ci dicesse che software usare, no? Comunque, sì. Quando lì c'è sta parentesi con te per proprietario di sistema, del sistema, a cosa vuole riferirsi? Cioè, chi vuole proteggere il sistema per le manutenzioni è il proprietario del sistema. Il proprietario del sistema, a lato pratico, se usate dei sistemi del genere, voi non siete più i proprietari del vostro sistema, ma c'è qualcuno che possiede il vostro sistema dal punto di vista logico. Perché non si vuole che il proprietario dell'acqua possa fare quello che vuole. Faccio sempre il principio che dicevo, cioè sugli atomi abbiamo il proprietario. Il concetto di pensare che ci sia un proprietario della conoscenza porta delle derive veramente pericolose. La signora aveva fatto un rootkit per controllare se i suoi CD erano originali, se non venivano. Sì, infatti è finita male, la Sony aveva fatto un rootkit. Quando voi mettevate un CD della Sony su un elaboratore Windows, automaticamente alla fine saputa vi installava un programma che controllava il CD. Se non originalmente si rifiutava e poteva intervenire, ma non si rifiutava se non erano copiati o altro. Ovviamente il tribunale ha
dovuto toglierlo perché ancora il giudice pensano che a causa, come in Italia dicevo, l'istruzione è paragonata alla violazione del domicilio, quando qualcuno viene a casa mia, anche se era piantato un chiodo e attaccato qua, deve essere permesso. C'è ancora il concetto che un ambiente di elaborazione di una persona sia un ambito personale, anche perché c'è l'altra questione che pochi guardano. È vero che c'è la Moschetta di Sanremo, ma c'è anche per me, che ne so, il software che devo pubblicare domani. Io, loro dicono di non fidarsi di me, ma perché io devo fidarmi di loro? Ci possono essere anche dei documenti riservati miei, ci può essere una bellissima raccolta di poesie che scrivo la sera che non voglio che nessuno legga, è il mio diritto, e nessuno deve venire a controllare ciò che c'è sulla mia macchina e che diritti ci sono. Anche la, come si dice, l'intercettazione dei dati sulla mia macchina deve essere vietata, e non posso vietarla se non so come si accede al dato, se qualcun altro possiede il modo di accedere al dato. Ma perché è che ci sono anche dei sistemi basati su Linux che non garantiscono, oppure non vorrebbero, che vorrebbero andare in quella direzione. Android vuole, pensate che è strano che dovete fare salti mortali tutte le volte per fare utili, per diventare amministratore della vostra macchina. Io la cosa è vera, prendo la busto, dico, ma scusami, che cos'è? Quella macchina è mia, il software voglio gestirlo io, non deve venire a studiare a casa, devo voler amministrare la mia macchina, che senza cellulare o altro. Ok, andiamo avanti, se no ci perdiamo. Certamente se fosse andato avanti quella cosa, avremmo avuto problemi con il software libero. Perché? Perché è vero che il problema è che avrebbero separato il mercato tra macchine per utenti e macchine per utenti. Macchine che funzionano con solo quel software, con solo quella cosa, che ovviamente avrebbero avuto l'interesse di molti, da malosi, a renderle competitive. Quindi nel supermercato ci sarebbero state le macchine prigione a prezzo X e le macchine libere a prezzo NX, dove N praticamente 3, 4, 5. Chi va poi a comprare quelle libere? È così poi, poi ne parleremo. System call. Siccome le sezioni di ciò sono privilegiate, possono essere eseguite solamente dal sistema operativo. Da che? E quindi l'unico modo è quello di fare il programma, il processo, l'esecuzione, si genera una thread da solo, si sente, e a quel punto prende il controllo esterno che dice che va a vedere quello che è successo e esegue la thread call se è lecito fatto, se l'operazione richiesta è autorizzata. Quindi, cosa succede durante la session code? Dice il codice server, vengono messi tutti i parametri della session code nei registri. Notate che le session code hanno sempre pochissimi parametri. In Linux sono 6 i parametri, perché devono usare registri. Sei registri. Tutti i processori hanno 6 registri disponibili. Anche i CISC che ne hanno pochi, i RISC hanno tanti registri, i CISC ne hanno pochi. A quel punto la system call sospende l'esecuzione del codice utente, viene chiamato l'intero server, viene guardato cosa viene chiesto, controllato se è possibile farlo, e a quel punto viene riattivato il processo. La parte di sinistra
è quindi chiusa al mondo, la parte di destra è interna al mondo, la parte di sinistra è codice scritto dall'utente, la parte di destra è codice del cache. E quindi il sistema è sicuro. Sì, nelle due famiglie insieme a parola bisognerà aspettare l'83-86 e 68.000 per avere la modalità server, la modalità user. Prima di questi, cioè 82, 86, 88, 65, 02 da questo lato, non c'era la modalità protetta, e quindi tutto quello che abbiamo detto non si poteva assolutamente, non si poteva implementare. Cos'è l'architettura del sistema operativo? Anche il sistema operativo ma sicura. Ha vari componenti e ha vari strati e a seconda di come vengono implementate, a come viene progettata l'interazione con le varie componenti, si parla di architettura del sistema operativo, e ce ne sono diverse l'architettura dei sistemi operativi. E quando si mette a tavolino a pensare come si implementa il sistema operativo, occorre prendere delle decisioni proprio di struttura del codice. Ovvio che l'architettura voi lo vedete da diversi punti di vista, secondo chi siete. Gli utenti vedono una particolare visione del sistema operativo, il programmatore ne ha un altro, il progettista ne ha un altro. Va bene, qui cerco la mobilizzazione del corso, ovviamente leggete il laboratorio. La parte del laboratorio. Quali sono i componenti? Un kernel deve gestire il concetto di processo. E quindi deve gestire lo schema, l'avvicinamento per processi. Poi, in un certo senso, la gestione dei processi non è altro che la gestione della risorsa processori. Poi c'è la memoria principale, occorre gestire la memoria principale, vedere come fare per assegnare i vari processi in esecuzione, porzioni di memoria, e vedremo come farlo in maniera efficiente. L'unificazione delle fasi che dicevamo prima è parte della gestione della memoria. La memoria virtuale fa parte di questo componente. Poi la gestione della memoria secondaria e gestione file system sono due cose diverse. La gestione di memoria secondaria è la gestione di accesso alla memoria secondaria. Quindi, casi più classici sono i dischi, minimizzazione dei tempi di sync, gestione efficiente dell'arrotondamento delle richieste per fare in modo che il disco vada più velocemente possibile. Gestione di meccanismi per fare in modo che il guasto su disco non crei danno. Quindi meccanismi di memory, meccanismi di write di vario genere. Che serve write? Serve sia per write sono array di dischi che vengono visti come un unico disco, e serve sia per fare in modo che se si blocca un disco si continui a lavorare, sia anche per aumentare la velocità, perché
perché se distribuiscono le richieste sono validissime. Non ha niente a che vedere col fatto che, con i documenti che ci sono sopra. La visione gerarchica dei documenti non c'entra con la gestione della memoria secondaria. Questo array di dati gestiti in maniera efficiente, sicura, poi viene gestito in un altro strato, che è la gestione del file system, che gli dà la visione a directory, file e così via, ma è un altro componente attaccato alla prima. E anche lì c'è la problematica di come realizzare questa strazione, e vedremo ci sono vari modi. Poi ci sono gli altri dispositivi di cutout, anche loro con le loro caratteristiche. Ah, devo fare una parentesi che mi sono scordato. Memoria secondaria oggi non vuol più dire solo dischi, oggi vuol dire anche memoria flash, che hanno problematiche ancora diverse. Per esempio hanno la problematica di unificare il numero di accessi di scrittura su tutta la superficie, su tutto lo spazio, perché il numero di scritture di una memoria flash è limitato. Non potete scrivere tutte le volte che volete, e dovete fare in modo che, nonostante che logicamente voi scrivete sempre una locazione, in realtà nella memoria flash quel dato venga messo in locazione diversa, se no lo scrivete sempre nello stesso punto, muore presto la flash. Quindi vedete, è sempre una memoria secondaria, cambiando la tipologia cambia il problema. Però questo è la memoria secondaria, poi come fate sopra e fate sistema indipendente dal fatto che sono dentro una flash. Lo vedete anche, potete mettere una path, un X2, un X4 su una chiavetta come la mettete su dentro, quello non vi interessa, ok? Poi, ovviamente, potete scrivere in cutout in generale. Questa problematica che hanno i computer, ce l'hanno anche hardware e hardware, grazie anche a tutti. Sì, assolutamente, tutto ciò che è fatto con la memoria flash tenendo una tecnologia che ha un numero di scritture limitate. Non sono poche, sono dell'ordine del milione, però dipende da cosa fate. Per esempio, se avete un'area di swap messo su una flash, fate in fretta ad arrivare a un milione di scritture, ok? Se avete messo il filmino del compleanno e lo lasciate nei crani, perché questo è un uso tipico, quello non ha grossi problemi. Scusi, sì. La gestione delle memorie flash in maniera tale da distribuire la loro scrittura è ormai presente normalmente nel file system dei sistemi operativi. Allora, ci sono dei file system che funzionano meglio sulle flash, tipo il JFFS. Infatti, se voi prendete l'open mode, un telefono libero, utilizzo JFFS come tipo di file system. Ma anche lì ci sono delle molte discussioni e funzionalità nascoste. Alcune unità spesso non le chiavette, le chiavette sono fatte per spendere poco e l'importante è che funzionino, ma le unità, quando ho parlato con le unità SSD che appaiono nei dischi, sono abbastanza costosette e vogliono fare il disco allo stato solito, lì tendono a mettere delle funzionalità a bordo, e quindi già quella funzionalità di rotazione del futuro parla direttamente sull'unità piuttosto che... Il problema è che le varie specifiche le mettono note, perché se non fosse così i vari strati possono danneggiarsi a vicenda. Cioè la CCD vuole cambiare la posizione delle strutture, lo strato superiore non lo sa e anche lui cerca di essere in posizioni diverse, e le due cose potrebbero non andare d'accordo e non fare la cosa opportuna.
lo chiedevo perché mi avevano parlato dell'utilizzo di memoria flash come espansione della RAM, mi chiedevo che quanto senso avesse come discorso. Controlli bene che sia fatta bene l'unità che sta utilizzando, si fa del mio. Non si fili delle unità che non le danno le statistiche, perché può darsi che anche io sto usando in questo momento il sistema operativo che vedete sullo schermo, è su una SD card, però è già la seconda che sto usando, perché la prima l'ho bruciata in un paio d'anni. Ho il backup, faccio ho recuperato il backup e sono ripartito, non è uguale. D'altronde mi costa meno quella che andare, basta saperlo, quanto soldi mi stanno uscendo adesso, non hanno gli stessi problemi? I problemi ce li hanno. Devono avere delle soluzioni dei problemi. Comunque, 1 milione adesso tentano di aumentare questo numero, ma il concetto chiave è non è registrazione magnetica che ha dei numeri molto più alti. Però a un posto se sta diminuendo rapidamente di costo da un lato, dall'altro ha un consumo, ha problemi, non ha solo problemi alle sollecitazioni meccaniche, che in molti ambienti è magnetico, perché i dischi bene o male hanno problemi alle sollecitazioni meccaniche. E più che alla vibrazione, anche la vibrazione, ma una cosa che la mostra fa spiegare i dischi quando sono in movimento girati in scatto, che ha l'effetto come la ruota di bicicletta, il momento di inerzia che tende a creare guai al disco. Lo girate in scatto mentre sta funzionando. per finire la lavorazione ha bisogno della risorsa 2.
Il processo B è la risorsa 2, per finire la sua lavorazione ha bisogno anche della risorsa 1, siamo finiti. Perché questi rimarranno fermi, l'uno, il primo A ad aspettare che l'altro rilasci la risorsa 2, B ad aspettare che il primo rilasci la risorsa 1. Ok? E insieme devono riuscire a individuare queste problematiche e risolvere per quanto possibile. Comunicazione tra processi e sincronizzazione dei processi. La memoria principale è semplicemente un array di file che si risolve singolarmente, meglio, in realtà non si risolve un array di voci che si risolve singolarmente. Il sistema operativo deve tenere traccia del kernel di quali parti di memoria sono usate da chi, deve decidere se attivare un processo o no, e deve allocare, fare luogo, fare spazio, allocare o deallocare spazio di memoria quando necessario. Quindi deve trovare lo spazio per tutte le elaborazioni. Memoria secondaria. Vi dicevo, allocazione dello spazio libero, trovare lo spazio libero, gestione dello spazio e abbinamento efficiente delle richieste, cioè c'è uno scheduling delle richieste anche verso la memoria secondaria. Della SSO, optici, NAS, flash, come dicevo prima, e così via. Poi, file system, dato questa fase di memorizzazione molto ampio, file system fa in modo che l'utente abbia la visibilità del directory file, quindi le primitive che deve consentire la gestione del sistema, la creazione e conservazione di file directory, manipolazione, ma la funzionalità specifica è quella di codificare questa gerarchia in qualche modo sulla memoria secondaria. E quando parlate di file system, implementazione di file system, PAS piuttosto di X2, X3, RISE, il file system libero, il cui inventore è un po' meno libero. RISE è stato condannato per l'omicidio di sua moglie. È venuto a casa mia, si è nato con i miei figli. L'ho portato anche in mensa qua con la Pizzoni. Ancora mi turbo un po' l'idea di aver ospitato un assassino, però mia moglie ha fatto così. Comunque, Rise, dicevo, e oppure altri, JFS, sono nient'altro che la codifica, cioè come la visione dell'utente viene memorizzata sui. Gli altri dispositivi di input out hanno ognuno caratteristiche specifiche, prendiamone alcuni. Masterizzatore ha il problema di garantire un flusso continuo di dati verso il dispositivo. Adesso i masterizzatori moderni riescono a recuperare, però è sempre meglio mantenere un flusso continuo di dati. Scanner c'è la problematica di avere grossi una comunicazione massiccia per un tempo limitato e così via. Possono essere necessità di caching, di buffer, quello del masterizzatore,
anche di dare un basso specifico. Poi altre volte bisogna individuare le caratteristiche del dispositivo. Protezione. Specificare quali sono i controlli e fornire un meccanismo di attuazione della protezione. Come la primitiva che cambia i permessi a un file, deve essere prevista. La primitiva che controlla se il file è accessibile o no, piuttosto la primitiva per cambiare l'orario del sistema. Sembra così, ma anche cambiando l'orario si possono fare attacchi al sistema. Anche solo cambiare l'ora è una cosa pericolosa. Networking, ovviamente, occorre comunità di rete a questo punto cosa deve dare il CERN? Dipende, è una richiesta progettuale. Gli aspetti protocolli è una cosa che si spiega che dovrebbero essere più di uno, nonostante i CERN attuali abbiano l'idea che ci vogliono solo aspetti rete, secondo me ce ne dovrebbero più di uno. Poi per dare servizi a servizi a processi utente, ma talvolta può essere conveniente avere delle funzionalità più grandi direttamente nel kernel. È per esempio il caso dei servizi di condivisione di unità veloci, come dici. Se guardate nelle distribuzioni tipiche, voi mettere due server NFS, uno e potete scegliere quale di due installare il vostro sistema. Uno è un server normale come processo utente, l'altro è un server NFS direttamente scritto a livello kernel. Quali sono il pro e il contro dei due? Se lo metto a livello utente è meno efficiente, ma se succede un wire permette un processo utente lo rilanciate. L'altro è più efficiente, ma è più pericoloso per l'integrità del sistema. Trade-off. Quindi a seconda ci possono essere varie scelte, ma anche a livelli del protocolli di più alto livello possono essere nel kernel. Vedete, sono tutte scelte che si fanno quando si progetta un sistema per un kernel. Interprete, anche qui molti sistemi di interprete di comandi è un processo normale, in altri fa parte del kernel. Quali sono qua e conto? Fatto nel kernel può essere più efficiente, però è molto più scarso. Qualsiasi se l'interprete di comandi, esempio grafico, fa parte del kernel, è sempre quello, non potete avere un look and feel diverso. Mentre invece se avete un processo utente potete decidere di avere apparenze diverse, funzionalità diverse. Il fatto che un interprete di comandi sia grafico o testuale non ha differenza da questo punto di vista, cambia solo il linguaggio usato, il linguaggio anche quello più usato in un certo di comandi grafico. Invece di usare lettere dell'alfabeto usate punti dello schermo, pressioni o trascinamenti del mouse, ma in senso nei quattro, e deve essere interpretato e attuato e devono essere attuate le operazioni che chiedete. L'interfaccia del programmatore è l'interfaccia del percorso e delle librerie.
standard che vengono dichiarati dal proprietario per il sistema proprietario, standard che vengono dichiarati da entità gestite da comunità, gestite dalla collettività negli altri sistemi. Il fatto che in una shell i comandi devono avere quella sintassi viene deciso da un ente di standardizzazione. Perché? Perché più sono standard, più gli utenti riescono a passare da una macchina all'altra aspettandosi di interagire nello stesso modo. Quindi esiste una, per i sistemi Unix esiste un ente di standardizzazione che si chiama POSIX. POSIX non fa Unix. POSIX dichiara questo è standard o questo non è standard. E c'è uno degli standard POSIX che decide che per fare ls, per registrare la directory ci vuole il comando ls. E io non posso nel mio sistema non mettere la ls perché non mi piace. Oppure lo faccio ma non lo posso chiamare POSIX. E questo dà la usabilità all'utente. Per quanto riguarda come devono essere fatte le icone, lì ci sono i vari comitati di nota di KDE che decidono come nel loro ambiente le sono quindi si muovono. Montato su un PGSD piuttosto che montato su Linux appare uguale. E questa è la compatibilità dell'utente. Altra cosa è lo standard di adozione, questo è lo standard POSIX più importante in assoluto delle sistemi core. Avere dei sistemi con un set di sistemi core diverse fa in modo che il codice non sia più portabile, perché se il parametro deve essere portato in un modo in un sistema, in un altro in un altro, oppure ancora peggio la sintassi è la stessa ma la semantica è diversa, cioè chiamate la funzione nello stesso modo ma fa cose diverse se lo lasciate su scrivere qui piuttosto che su Linux, ovviamente i programmi decompilati non funzionano, quindi occorrono degli standard per le system call. Poi al di sopra delle sistemi ci sono le librerie, anche le librerie hanno il loro standard. Alcuni standard sono precisi dai linguaggi, per esempio C, anzi C, ha la sua libreria standard che prevede determinate chiamate, printf non fa parte del linguaggio C, printf fa parte della libreria C, e printf deve avere per tutti la stessa sintassi, se mettete per 100G, devo dire la stessa cosa indipendentemente dal sistema. Quindi quando c'è se parla di POSIX si parla automaticamente di C oppure c'è una categoria un po' allargata? POSIX ha tanti standard, POSIX 1, 2, 3, a seconda del tipo. POSIX 1 sono system call. E le system call hanno sintassi che storicamente di Unix è quella di C, perché che è quello su cui è nato Unix. Per quanto riguarda questo, però non sono altri standard che riguardano i comandi, quindi non riguarda C. Stavo pensando, no, tutti gli standard POSIX fanno riferimento al C come sintassi di chiamata, però poi le stesse cose devono essere quelle anche se si chiamano da altri linguaggi. Perché? Quindi già non usava POSIX. Non mi ricordo, non ho mai visto un set di chiamate POSIX su Java. Perché è quello del ciclo d'attività, sì. Scusate.
Perché come si chiamano le stesse cose? Le stesse cose sarebbero facilissime da chiamare direttamente dal programmatore, perché come avete visto bisogna ovviamente valore nei registri e poi generarsi una trap. Nella libreria C ci sono dei wrapper, ci sono degli involucri che sono sì, ma la W in inglese non suona wrapper, sì, non è quello che non è dove sono delle viene avvolta la piccola ha la funzione C che è solo di comodità, quindi se voi andate a vedere il codice della funzione nella libreria C che si chiama write, anche questa con W write, vedete che c'è il caricamento, fai la funzione fa scaricare il registro e generare il thread, solo che voi la chiamate come se fosse una funzione C. Infatti se guardate anche i manuali vi accorgete che non c'è ancora una funzione solo perché una sta nel manuale numero 2 e l'altra nel manuale numero 3. Due sono le stesse cose, cioè capita talvolta che ci siano delle funzioni che alcuni sistemi operativi, che alcuni kernel non implementano più, ma si rendono compatibili, non implementano più come stesse cose, si rendono compatibili con una libreria. È il caso per esempio della crea contro la open. Se voi fate un nuovo sistema, un nuovo kernel, la crea non la fate più, perché la crea è equivalente alla open con determinati parametri. Quindi voi date la funzione create, ma in realtà la stessa che viene chiamata è la open. In Linux c'è la create perché all'inizio l'hanno messa e ormai non lo possono più togliere, perché se c'è in giro un programma che chiama la create e non è che a quel punto chiama il kernel con il valore, la costante che vuol dire create per quando fa la trap. Arriva quel programma che manda quel valore, non può dire questo non so farlo. Però non è esattamente vero. In Linux 386 c'è la create. Man mano che fanno i port nuovi, nei port nuovi non tendono a non mettere che chiamate obsolete, perché lì hanno la sicurezza che i programmi esistenti non ci sono. Va bene? Questo si riferisce al corso letto, voi non vedete più film. No. Peccato, è bellino. Non c'è problema, non abbiamo timore. Abbiamo visto il testo. Ecco, per esempio le stesse cose, alcune stesse cose di Unix, quindi vista da poco, queste sono uguali, se prendiate Solaris, PGP, Linux, tutto questo. Fork crea un processo identico al padre. Se voi provate a fare un programma con scritto if fork printf 1 else printf 2, lo lanciate e questo scappa 1, 2 oppure 2, 1 a caso. Perché? Perché al momento della fork si separano due processi e quindi a quel punto quel programma è in esecuzione contemporanea dei due processi. L'unica differenza è che al processo figlio ritorna 0, al processo padre dà l'identificativo del figlio che è diverso da 0. Quindi il processo
padre ha l'identificazione del figlio, quindi è diverso da zero ed esegue questo. Il processo figlio a zero esegue questo. Ok? Perché io ho avuto questa idea? Perché quando creiamo un processo ci sono, se pensate a un genere naturale, se voi dovreste per fare un figlio, scrivere il cromosoma a mano di vostro figlio per fare un figlio, sarebbe un po' più piccolo. Per la natura, per modo che passiate il patrimonio genetico e ci possono essere piccole modificazioni. Facendo così, voi non è che dobbiate stabilire tutti i parametri per creare un processo. Tutti i parametri sono uguali a quello del genitore. Poi potete andare a variare quello che vi serve. Ok? Ed è per quello che se voi avete mettete una cella, voi volete lanciare un programma, quindi volete creare un processo figlio che lascia un programma. Voi prima create il processo figlio e quindi qui al padre dell'identificativo del figlio è questo qua. Quindi qua al posto di fare la pre-step, prima fate le operazioni che cambiano lo stato del figlio. Volete che il figlio venga fatto partire come un altro utente? Volete che abbia l'input ridirezionato alla utilizzazione delle cose che scrivete lì? Ovviamente farlo partire come un altro utente lo può fare solo root. Quando fate login, scrivete login e password. Nel momento in cui scrivete login e password, il processo che vi sta controllando è un processo di root. Quando viene conosciuto dice ah sì, questo è l'utente Bianchi, a quel punto lancia la shell, ma prima di lanciarla dice questa funziona come Bianchi, e a quel punto dopo fa l'altra stessa cosa che è l'exec UE. L'exec UE non crea processi, ma sostituisce al codice del processo corrente, sostituisce il codice del processo corrente caricando un programma da un file. Ok? Quindi sono tutte le parti sono separate. Questo serve per il padre, che qui fate questa è la shell e qua fate lanciate un compilatore e dovete aspettare che la compilazione sia finita. Qui mettete una wait, quindi il padre si ferma, con il processo figlio senza si blocca la wait, anche la wait è una stessa cosa. Non fate la wait, è come fare con l'altro sempre in fondo, lo mettete in background, significa che è partito il processo ma è in continuo. Cosa torna la wait? Cosa? Cosa torna la wait? La wait ritorna il fit che è terminato, perché la wait fit può essere richiesto il fit specifico se la mente è meno 1 è il primo che termina le riviste, guarda, se uno non potrebbe avere n figli e quindi a quel punto informa il piede del processo che è terminato. Quello che è passato come parametro, quello che è passato per come parametro. Se come parametro viene messo un bit specifico aspetta a quello. Se il parametro posto ai piedi metti meno 1, dici okay. L'aspetto il primo terra. Comunque i singoli parametri li vediamo poi e poi li trovate sul manuale. Questo è, ecco, ho fatto vedere la lavagna, è la stessa cosa. Per la gestione dei file, l'idea del scrittore è comune ormai. Perché si usa l'idea dello scrittore? Una sorta di simulacro che rappresenta il file.
perché andare a cercare un file sul file system non è cosa facile. Bisogna andare a cercare dato il fatto dov'è questo file e andare a controllare gli accessi, così. Se non esistesse il processo di aprire il file, lavorarci, chiuderlo, tutti questi controlli, tutte queste ricerche dovrebbero essere fatte per ogni accesso. Invece, si fa l'apertura e lì si fanno tutti i controlli del caso, vengono trovate e tenute disponibili le strutture di accesso al file, in modo che siano direttamente accessibili. Si fanno letture e scritture indicando questo descrittore e alla fine, quando si è completata l'operazione, si fa close. Tra l'altro serve anche al kernel per poter ottimizzare gli accessi. Per esempio, se sa che un file aperto può fare bufferizzazione, può tenere informazioni disponibili. LSI che serve per saltare da un punto all'altro nel file, si può, se volete fare anche, potete vedere, se volete, l'indirizzo assoluto, cioè la posizione assoluta, oppure volete partire a contare i dati, a contare dalla fine del file o dalla posizione corrente del file. Altra cosa importante, perché si apre un file? Perché c'è il concetto di posizione corrente, se no dovrebbe ricordarsi quanti file sono scritti nel file per, se non venisse aperto, per tornare a scrivere dal punto in cui era rimasto. Poi tra l'altro ci sono anche casi, vedremo, in cui più processi vogliono scrivere lo stesso file e lo vogliono scrivere in maniera da accodare l'output di uno con l'output dell'altro, i casi dei file di log. Tanti aprono questi file, ma non è che ognuno deve avere la sua posizione, se no uno solo scrive quello che scrive l'altro, man mano devono andare avanti in questo modo. Allora, io vedrei alcune cose finali un po' all'inizio, un po' no. La prima è, mercoledì abbiamo 3 ore, secondo me da domani possiamo cominciare di mercoledì a fare parti più di laboratorio, quindi parlare di ripassiamo in linguaggio C e cominciamo a vedere parti più relative al laboratorio. E l'altro lato vi annuncio che la data del primo compitino è il 15 dicembre, che adesso è mercoledì. Mercoledì che ci sono 3 ore, lo usiamo anche per passare in controllato il 15 dicembre su mercoledì. Poi, cosa voglio dire? Ah, chiedevo una presentazione perché ieri non ci sono capito, no, ieri, l'altro giorno, e avevo chiesto alla persona di farmi la domanda, non me l'ha fatta, o forse non c'è oggi. Ricordate che avevo detto del quel gruppo che sta pensando di far partire Linux sulle macchine ARM e il Ministero del Futuro? E questo mi ha detto, ma scusami, guarda, ti sono andato a vedere, ma Debian o Ubuntu sarà, esistono già. Sì, ma non è quello il problema. Fa funzionare gli altri, fa funzionare anche il Windows, non è un grosso guaio. Il problema è fare boot. Queste benedette hanno fatto in maniera, non ci danno le specifiche del bootloader. Quindi il problema è trovare la maniera di fare in modo che all'atto dell'accensione facciamo partire il kernel che vogliamo noi e non quello che vogliono loro. E lì il punto, una volta che è partito, poi andremo a vedere l'altro problema sui device. Vi dicevo che ancora non è presente il device audio. Ok? Problemi con le varie tavole, perché non ci sono le specifiche, ma lì sembra che qualcuno abbia già trovato una soluzione. Dopo, il fatto di far partire, far funzionare LS piuttosto che, come vi dicevo, X o un compilatore, è un problema secondario, perché a quel punto è codice per il processore ARM. Se l'abbiamo già fatto sulla macchina
che ne so, con un mio cellulare che avrà anche quello, che porterà. E in questo devo dirvi una cosa che mi sono provato di dire è per me interessante, la sfida perché è una rivoluzione che il sistema operativo ha scritto in ok? Poniamo di essere nei panni, voglio gli ultimi tre minuti per dire, nei panni di Kevin Rich Thompson, e dobbiamo portare dal PD11 la il kernel, oppure neanche il nostro processore domani, e noi dobbiamo far funzionare il kernel su questo nuovo processore. Come si fa? La prima cosa da scrivere, la prima cosa su cui lavorare è il compilatore. Il compilatore ha due parti. Il compilatore C, in che riguarda questo? In C. E là la parte che si chiama front-end e una parte che si chiama back-end. Questa parte ha il codice dell'analisi lessicale più classica. Quindi quello controlla il C, non importa se funziona, lì non c'è da cambiare nulla, se parliamo di ARM, SPARC, X86, il codice C e il progetto è uguale. Cambia la parte di back-end, la parte di back-end, dato la somma, come si fa per quel professore? In ogni caso dovrà generare un'istruzione a stesso nell'altro. Quindi prendiamo la prima cosa che abbiamo il back-end per il nuovo processore. A questo punto abbiamo un soggetto che ha il front-end standard e il back-end. Come affrontiamo questo nuovo processore? NP più processo. Se ricordiamo anche le macchine di Turing, che viene dopo qualcuno teorico che pensa che abbia detto questa cosa. Ok, è il mio prodotto. Se voi prendete sulla vostra macchina, avete il vostro GCC, ok? E compilate questo sorgente, GCC, meno CMP. Come fa questo compilatore? E siamo per X86. Questo compilatore sarà un compilatore che funziona su macchine X86, ma genera un eseguibile per macchine NP. A questo punto io faccio GCC NP.C-GCC NP2NP2. Cos'è quella GCC NP2? Un compilatore per il nuovo processore. È un compilatore che funzionerà su macchine NP e genererà codice per macchine NP. Poi ad un certo punto ho il sorgente di Linux. Se io prendo GCC NP e faccio Linux.c, permettetemi, la X ovviamente sia il compilatore che il kernel sono decinaia, no, sono migliaia di file, centinaia. Allora, Linux.c meno Linux.np, questo è eseguibile. Sarà un eseguibile del kernel che funziona sulla macchina NP. Questo affare qua si chiama compilatore, questo affare qua si chiama cross compiler. È un compilatore che funziona su una macchina ma genera cosa per un'altra. Quest'altro, NP2, è un compilatore ma funziona su una NP. Questo, dopo questo, cercherò la maniera di copiarlo sulla macchina nuova per farlo partire,
ma intanto con questo di sistema qui posso cominciare a portare la shell Facebook, che vi spiego la volta prossima che cos'è un distruttore, ricordatevi Facebook. Porterò un sacco di cose in modo da partire. Ecco, il problema che adesso hanno per farlo partire sul nuovo macchina ARM è come prendere questo affare qua e farlo partire. E se non trovate. Poi dopo questo è un file. Una volta che funziona lo copio, e la differenza è che dopo posso direttamente compilare le cose sulla macchina che ha il nuovo sistema operativo che farlo sulla vecchia. Ma pensate, io ho fatto fisicamente, ho scritto questo codice qua, tutto questo, gran parte di questo, per non fare tutte le applicazioni, EDS, VI, ho semplicemente ricompilato. Questa è, è veramente la rivoluzione che ha fatto Unix. È chiaro adesso. Ci vediamo domani alle 3:30. Vi ricordo, mercoledì e giovedì, un'ora prima della lezione, chi vuole per ricevere il studente.